Ciao, sono Megan. Oh, ma io non sono una bambina, non voglio una bambola. Ma figliolo, è praticamente una persona vera. Dici che è vera? Ma sembra solo un mucchio di plastica. Le tue maniere sono pessime. A quanto pare la paura della morte non è inclusa. Rimedierò. Allora, fratello, è ora di darti una lezione. In letteratura, che noia! Perché non lo picchio con la prima cosa che mi capita a tiro? Cosa? Un cuscino? No, Pugsley, ti colpirò con una mazza. Vuoi fare un gioco, fratellino? Sono occupato, gioca con Megan. Ehi, lasciami andare. La mazza la devi tenere meglio. Non dirmi cosa devo fare. Mi lasci passare. Dove pensi di andare? Non sono affari tuoi. Volevi giocare? Non riesci a gestirmi? Mercoledì mi sottovaluti. Non abbiamo ancora finito di giocare. La gara di sguardi è da bambini. Risolviamola da adulti. Facciamo una gara di ballo. Non riuscirai mai a battere una persona il cui ballo ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Quindi questi crampi sono una danza. Non hai alcuna flessibilità. E ti tremano le ginocchia. Tutti sanno ballare con le mani, ma questo sai farlo? Non mi interessa copiarti. Ragazzi, scrivetelo nei commenti chi ha ballato meglio, io o questo pezzo di plastica. Posso imitare anche le lucertole. Bisogna conoscere meglio questa casa. Mi è venuto il torcicollo a forza di stare seduta. Di chi sono questi cervelli? Probabilmente di mercoledì. Questo spiegherebbe molte cose. Vediamo che altro c'è qui. Non riesco a capire che c'è in questo barattolo. Sembra molto fresco, ma non sa di niente in realtà. Questa famiglia è ossessionata da cibo in scatola. Oh, ecco l'unica pianta vivente in casa. Adoro gli ospiti. Ah, sei fatta di gomma? Questi sono polimeri. Ma che cos'è questo rumore? Fiore, non ho trovato nessun osso per te. Oh, ciao! Mi serviva proprio un'amica. Non ti avevo mai visto da queste parti. Ehi, non toccarmi. Resistere è inutile. Non posso fare a meno del tuo aiuto. Quindi la tua mano è sparita? E ora anche la tua faccia sta per fare la stessa fine. Stai sbagliando! Ti insegnerò che non conviene attaccare mano. Oh! Tutto questo non mi fa onore. Non mi serve una nuova mano quando posso avere la mia, quella vecchia. Spero tutti sia divertito e ora è il momento di ridarmi il favore. Se quella mano vuole strangolare qualcuno, non sarò certo io. Chissà che starà facendo mercoledì. Vediamo come mi tratterà adesso. Sembra che abbia di nuovo in mente qualcosa. Non riesco a vedere bene da qui. Attiverò la funzione occhio spia. I cespugli non sono un ostacolo per me. Sto per scoprire tutti i segreti di mercoledì. Devo avvicinarmi. Ops! Pugsley sta di nuovo giocando con il cibo. Che succede? Ha un occhio vero? Oh, so anche a chi appartiene. Quella bambola mi segue dappertutto. Probabilmente l'hai spaventata. E quell'occhio? Non puoi nemmeno farci una zuppa. È ora di andare. È bello riaverti con noi. È meglio che io stia attenta ai miei ricambi qui dentro. Oh, fratello, il nuovo giocattolo non potrà proteggerti per sempre. Vediamo che possiamo fare. Piccole corna come quelle delle capre. Perfetto. Questa è la ricetta più facile di sempre. Mi servono un paio di dita, un bulbo oculare. Avrei dovuto tenere l'occhio dopo tutto. E nessun taglio di capelli potrà nascondere queste corna. Fatto, l'importante è non versarselo addosso. Chissà che succederà adesso. Voglio vederlo. Preparati, fratello, e ricordati che non siamo in una favola. Dovresti ricordarlo anche tu. Oh, ora sono come Maleficent di AliExpress. Oh, non c'era modo migliore per dirlo. Oh, quella bambola la pagherà per questo. I fiori smetteranno di puzzare. Che cos'è? Il pranzo? Forse ho bisogno di uno spuntino. Ma nel frigo ci sono solo ragni. E neanche una mosca? Come hanno fatto a sopravvivere? Non sto parlando della famiglia, ma io adesso che cosa posso fare? Ehi, non vorrei ricominciare! Oh! Una bestia da macello! Se non ti comporti bene, ti darò in pasto ai ragni. E se non smetti di agitarti, ti legherò. Ecco di cosa parlavo. Aggiungiamo delle verdure, così non ti sentirai solo nel forno.
E il cervello, a proposito, che ha detto sulle dita? È per il dessert. Quante stelle Michelin avrà questo piatto? Ha un odore così strano che ho paura che lo partino via. Sale! Abbiamo finito anche quello. Toglilo e basta. Trucco del tungsteno. Cosa? Che ti ha fatto questo, mano? Non muoverti, ti slegherò. Che nodo! È qui, signor Adams. Mercoledì. Voleva mangiare mano. Un attimo, non è vero! Come puoi fare una cosa del genere? C'è un frigorifero pieno di ragni in casa. Quanti nodi! Non sono stata io amo mano, è stata Megan. Non tollero questo in casa mia. Sei in punizione. Va bene, mi occuperò di te, bambolina. Oh, non vedo l'ora. Ora capisco come sei davvero. Mi fa sembrare un fiore. E visto che sono gentile, dovrò riconquistare la fiducia della mia famiglia. Trucco del tungsteno. Questo rosa mi fa male agli occhi. I miei capelli sono orribili. Dovrò dire addio alla vecchia mercoledì. Devo dimenticare il passato oscuro per un futuro più luminoso. Le brave ragazze devono sorridere. E poi che altro fanno le brave ragazze? Non avrei mai pensato di farlo. Che ne dici di fare dei biscotti? Fantastico, facciamoli! Sono sicura che latte, cacao in polvere, farina e zucchero saranno sufficienti. Prima mescoliamo il latte con il cacao. Ma non troppo. Se li mescoli bene, otterrai una pastella al cioccolato. Ottimo! E ora mettiamo i teschi di cioccolato negli stampi. Chissà che sapore avrà. Wow! Wow! E ora chiamerò tutti a tavola. Così sapranno che sono cambiata. Ok, e non dimentichiamo il sorriso. Spero che non si spaventino. Ehi ragazzi, allora, quale mercoledì preferite? Sì, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti sotto a questo video. C'è un ottimo odore in questa casa. Questa è una novità. Wow, sembrano commestibili. Proviamo. Oh, com'è delizioso. Ne vorrei un altro. È buonissimo. Wow. Non credo che potrei dire di no a nessuno di questi. Devo trovare una soluzione. Attiviamo la ricerca. Inseriamo l'analisi dei dati. Abbiamo una pista. Credo di aver trovato l'ingrediente segreto. Terra del cimitero. Ha un sapore di cacao al 100%. Proviamo. È così. Ora facciamo una palla e mettiamola in uno stampo. Sembra proprio come quello vero. E le decorazioni. Buon appetito, famiglia. Vado a nascondere le prove. Andiamo avanti. Tesoro, non ti riconosco. Ha fatto dei biscottini. Sei molto gentile. Non vedo l'ora di provarli. Sono così belli. Inizierò con questo. Te lo lascio. Ne ho trovato uno senza vermi. Oh, aiutatemi. Papà! C'è qualcosa che non va nei biscotti? Dov'è il secchio? Davvero? C'è qualcosa che non va? Capito. Prima io! Ehi, mercoledì! Beh, ciao! Dimmi un po', perché ci sono quelle briciole sul tuo vestito? O è solo terriccio? Oh, la mia dieta non è certo affar tuo! Sono stufa di fare la brava ragazza! E ora parliamo ad armi pari avanti! L'arco va bene, ma non ti ferirò con una canzone triste. Oh, scelgo te. Schivami. Non puoi battermi nemmeno con la tua arma. Ok, allora preparati a una bella scossa. Ti batterò in un nanosecondo. Ed ecco la tecnica dei mille palmi. È una tecnica proibita. Non ne conosco un'altra. Wow, combattimento in stile anime. Devo filmarlo. Sono qui per i biscotti. Non mi aspettavo una rissa. Ancora plastica? Il mio telefono, i miei iscritti. E adesso come faccio? Come faccio a riprendermelo? No, Bugsley, esci da lì. Peggiorerai le cose. Aspetta, risolviamo il problema. Trum, trum, trick. Trum, trum, trick. Ah, il round decisivo. Ancora un pareggio. Per quanto tempo andrete ancora avanti, ragazze? Non posso superare questa bambola, accidenti. Deciderà la moneta. Aquila. Beh, proviamo. La mia moneta fortunata. Dov'è? Megan, la sta cercando?
Forse è sotto il tavolo? O vicino al tappeto? Ehi, guarda dietro il divano! Oh! Ragazze, per favore, sbrigatevi! È colpa tua! Pugsley, dobbiamo aiutarlo! Tieni duro, ti tireremo fuori! Forza, Megan, comportati da amica! Ha appena detto amica? Pugsley, stai bene? Non avvicinarti mai più a quel fiore carnivoro, né a casa né altrove! Oh, quello che sa fare bene sono i nodi! Non morderai nessun altro! Vai a casa! Dai 5 alla tua amica! Va bene, amica! Sai, non avrei voluto dirtelo! Ma oggi devo tornare all'università! Non essere triste, ok? È troppo tardi, mercoledì! La tristezza è abilitata! Sai che non starò via per molto, no? Oh, per poco non dimenticavo il cervello! Guarda, mi hanno mandato un invito per mercoledì! Oh, mercoledì se ne va davvero! Non è divertente! Trum trum trick! Bene, e ora salutiamoci! È stato un piacere, mercoledì, Adams! Beh, anche per me è stato un piacere, bambola Megan! Non una parola con nessuno, però. Arrivederci. Qualcun altro vorrebbe salutarti. Megan, non ti dimenticherò. E nemmeno io. Ciao, compagne. Forse mi sbagliavo. Un abbraccio? No. È strana. Questo è il mio letto. Ci vorrà un po' per abituarmi dopo la bara. Dovresti essere più positiva. Questo è un nuovo capitolo della tua vita. So cosa potrebbe aiutarti. Oh sì, mi piace! Cambierò un paio di cosette. Ci sono troppe cose luminose. Sì, è una buona idea. Manderò un'email ai miei genitori. I tuoi rettili preferiti li metterò dappertutto. Non so che farei senza di te. Ciao, compagna! Stavo pensando, e se scaldassimo qualche marshmallow e chiacchierassimo? Non mi piacciono i dolci, però il fuoco mi piace. Buon appetito. Hai bruciato tutto. Beh, non fa niente, è comunque molto buono. Ne prenderò altri. Oh, sono così fortunata ad avere lei come compagna. Guarda! Cosa? Acconciamoci i capelli a vicenda come vere amiche. Amiche? Ok, ti farò uno scherzo amichevole, ragazza. Oh, sei tornata, sì! Oh, è ancora più debole di quanto pensassi. Batti il 5. Oh, sì. Mamma mi ha regalato una lampada. Non mi piace molto, ma non voglio offenderla. Oh, ci sono! La migliorerò e sarà perfetta. E ecco qua, facciamola tutta rosa. Aggiungiamo dei ciondoli. Oh, sì! Ora sei la mia lampada preferita. Ehi, mercoledì! Mi è rimasta della stoffa. Decoriamo anche la tua di lampada. Sarà fantastico! Questo mi fa stare male. Se dovessi decorare qualcosa, allora lo farei solo con il nero, perché io adoro il nero. E ovviamente ci metterei qualche insetto spaventoso e strisciante. Ehi, ragazza! Oh, wow! È così bello! Sei stata bravissima! Sì. No, dico davvero! Oh, c'è qualcosa sulla mia testa! Oh, un ragno! Beh, non c'è mica bisogno di scaldarsi tanto! Ho 12 penne glitterate! Le piante hanno bisogno di essere annaffiate! La fotosintesi è un processo vitale importante per la flora del nostro pianeta! Oh, capito! Wow, incredibile! Ehi, mercoledì, guarda, guarda la mia pianta! Tu che stai facendo? Wow, questo è un po' inquietante! La mia piantina deve fare la pappa! What? Yeah. Mano! Sono qui, tieni! Grazie! Amo tagliare! Fatto! Il mondo non ha mai visto vasi di questo tipo! Sono così belli! Wow, che carino! L'hai fatto tu! Che bel bambino! Oh, la detesto! Questo compito è difficile e la penna non funziona! È nuova! Che cos'ha che non va? E dai, funziona! Oh! Che cos'erano? Oh, deve essere stata un'allucinazione! Prenderò la penna che uso per le occasioni speciali! Sembra proprio una di quelle! Calmati, Enid! Oh, ciao, Mano! Ciao! Byron è nato... Oh,
Che cos'è questa stanzetta accogliente? È per me? Ecco, prenderò di sicuro una... Mano, dove ti sei nascosto? Oh, credo di saperlo. Oh, la password. Dai, apriti. Oh, non scuotermi, mi fai male. Ok, se conoscete la password, per favore scrivetela nei commenti. Oh, ha funzionato, grazie miei oscuri amici. Oh, la mia cotta, sei così bello, sei perfetto. Sei la mia ispirazione vivente. Oh, cosa? Oh, no, no, no! Perché stai urlando? Oh, capisco. Me ne occupo io, zitta. Che ci devo fare? Oh, buona! Ah, ci sono! Un cerottino cosmetico. La pubblicità dice che dovrebbe aiutare. Fatto! Oh no, ora ce ne sono due! Tieni, poro, poro, poro. Zelo, 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 zebeta, harrarahai, paracleto. Wow, grazie! Come hai fatto? Non importa. Oh, credo di sapere dove sia finita la sua acne. Oh, il pavimento è freddo, sta congelando! Mi costruirò un tappeto caldo con questi vecchi vestiti. Mi piace fare le cose con le mie mani. Questi quadrati colorati mi scalderanno e mi renderanno felice ogni giorno. Bisogna fare attenzione con gli aghi per non farsi male. Questo è quello che mi ha insegnato la mamma. E questo è il tappeto dei miei sogni perché è semplicemente magico. Chi è stata una brava bambina? Io! Io lo sono stata! La mia maglietta preferita. Oh, che gli è successo? Enid! Cosa? Io? Non c'entro niente, non lo farei mai! Cercare l'oscurità è un lavoro difficile, ma ho una scatola dell'orrore con tutto quello che serve. Dov'è lo specchio? Oh, certo, non ne ho uno! Guarderò in soffitta. Mi piace questo posto, sembra una camera delle torture. Oh, un vecchio specchio! Spero che gli spiriti dei morti ci vivano dentro. Bene, questo è quello che mi serve. Strano, ma gli specchi non hanno mai mostrato il mio riflesso da quando avevo 5 anni. Aggiungiamo un po' di stile iconico. Oh, è proprio il mio stile, diventerà una tendenza un giorno. E ora che c'è di meglio di questi per decorare la cornice di uno specchio? Perfetto. Ehi ragazza, lascia che ti aiuti a truccarti. No, è una pessima idea. Non ti preoccupare, io so il fatto mio, ti farà diventare bellissima. Oh, sì, fatto! Detesto questo trucco. Oh, sei così buffa! Io mi trucco solo a modo mio. Ora sono io. Oh. Adoro la matematica. In fondo è un derivato dell'alchimia. È magica. Posso anche guardare nel futuro. È terribile. Ah, oh, mercoledì non sei niente. Prendi una F. Oh, il futuro è terribile. Devo cambiare qualche risposta. Ok. Oh, forse riesci a vedere anche il mio di futuro. Ok. Sono così orgogliosa di te, Enid. Questo è il miglior lavoro che abbia mai visto. Meriti il massimo dei voti? Wow! Lo sapevo! Aspetta, tu! Ok. Non ho ancora disfatto la valigia. Dove la metto? Ok, per ora la metto qui. Oh, il mio cubo di Rubik bianco e nero. Metterò le mie cose qui. Perfetto. Wow, che bello! Lo voglio anch'io! Il mio profumo preferito! Avada Kedavra! Oh, deve essere l'incantesimo sbagliato. E ora non ho più un profumo. Dovrei ricordare che devo portare i libri in classe. Wow, cosa? Questo è una penna a forma di unicorno, saranno i miei portafortuna. Ah, mi serve uno zaino. Oh, lascia che ti aiuti. Ho due borsette. Quale preferisci? Rosa oppure gialla, eh? Nessuna! Mi serve qualcosa tipo un'urna con delle cinghie. Me la farò da sola.
Niente male. Metterò qui dentro i miei mostriciattoli. Sono pronta. Sì, ho visto il tuo touchdown, è incredibile. Oh, guarda quella nerd. Oh sì, divertiamoci un po'. Ridammelo, è mio. Stai cercando questo? Ehi, cagnolina, dov'è la palla? Ti piace? Oh, che c'è che non va in me? Vuoi un osso? Oh sì, la voglio. Allora prendilo. Darò una lezione a quegli idioti. Che cosa vuoi? Mano, pensaci tu. Oh, no, 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 no! Smettila! E io prenderò l'astuccio con le matite. Perché? Oh, il mio astuccio! Grazie, mercoledì! Ok, possiamo farlo. Oh, finalmente abbiamo rotto il ghiaccio! Ascolta, potresti usare la tua magia per farmi una Barbie? Anch'io vorrei essere bella! Ok. Dorimi, interimo, ad appare. Dorimi, ameno. Omenare, imperavi, ameno. Amiri. Oh, spero che tu sappia quello che fai. Oh, ah! Beh, ora sei una Barbie. Oh, grazie, mercoledì. Bene, mi spazzolo i capelli. Oh! Oh, oh. Fa male. Perché ho i capelli di Boris Johnson? Ehi, lascia che ti aiuti. Voglio avere dei capelli bellissimi come tutte le altre bambole. Ok, bene. Che ne dici di una parrucca? Wow, mi piace! Davvero? Non ti sta molto bene? Oh, oh. E che dici di questo? Non ne sono sicura, beh. No! Oh, perfetto, sei bellissima. Oh, grazie, cara. Guardate il mio restyling. Ok, togliti questi vestiti. Sono miei adesso. Oh no, non mi sta. Sono grassa. Ecco i tuoi vestiti. Ho comprato tutta la roba del negozio dell'usato. Provali. Oh, grazie. Ehi, che ne pensi? Eh? Mi piace. No, terribili. Che ne dici di questo? Sono una pestaiola. No. Con questo sono un po' timida, ma sembra carino, no? Soprattutto rispetto ai precedenti. Oh sì, questo è carino. Ok, grazie per avermi aiutata a cambiarmi. Sono davvero più bella di prima. La grandezza genera invidia. L'invidia genera il male. Ehi, che cos'è il tuo collo? Wow, perché è scomparso? Che cos'è? È ora di allenarsi. Ok, wow. Iniziamo. 1, 2, 3, 4. E ancora, ancora. Dai, forza, non fermarti. Ancora, avanti. Forza. Bene, vediamo un po' se questo è ancora qui. Oh, che possiamo fare? Oh, prova questo. Ok, ma devo proprio farlo? È strano, non mi piace. Abbiamo finito. Confrontiamo il risultato. Sì, decisamente meglio. Ho visto come lo fanno su TikTok e mi piace. Sì, ok, sicuramente TikTok non si sbaglia, ma non ne sono sicura. Ehi, ma che fai? No, non funzionerà. No, niente iniezioni. Ok. Che ne dici di provare con questo? Ok. Proviamo. Oh, molto meglio. Wow, sì, bello. Interessante, wow, questo ragazzo è bellissimo. Mi sono innamorata. Sarà mio. Non mi importa quanto costerà. Oh sì, ciao Ken, sei così carino. Possiamo uscire insieme? Inviamo, speriamo bene. Un attimo, il mio telefono. Cosa? No, io esco solo con le bambole popolari.
Cosa? Ho detto no? Che male! Ehi amico, metti un like a questo video e Ken uscirà con me, per favore, lui mi piace così tanto! Barbie, guarda cosa ho trovato! Le prendiamo? Intendi per gli occhi? Ok, voglio quelle blu. No, prendiamo le verdi. Voglio quelle blu. Allora facciamo un compromesso, ok? Che ne pensi? No, è inquietante. E che ne dici di queste? Ora è perfetto. Mary, la cena è pronta? Arrivo, Barbie. Sono per me? Sì, tieni piccola. Ciao, ciao, sono Ken, vuoi uscire con me? Grazie per i like. Certo che voglio uscire con te, questi fiori sono bellissimi. Non sono belli come te, però... Ehi, aspetta, se vuoi vedere il nostro appuntamento, scrivilo nei commenti. Le caramelle sono ciò per cui vivo e per cui mi sveglio ogni giorno. Sono molto buone. Oh, ho un'idea! Giochiamo a essere incinte. Cosa? Non sono pronta. Non preoccuparti, è naturale per tutte le donne. Sembra che siano gemelli. Cosa? Non capisco, dove sono le mie caramelle? Non sono stata io. Ho un telecomando per te. Per favore, non... Sorridi? Non mi piace sorridere. Cosa c'è che non va in questi denti? Dobbiamo fare qualcosa. Prendiamo dei denti nuovi. Forse non dovremmo, per favore. Va bene così. Oh, prova questi. Me li ha dati mia nonna. No, per favore. Li sbiancheremo con questi allora. Spero che questa pasta non sia quella di tua nonna. No. Allora, che ne pensi? Molto meglio. Sono bella. Non esagerare, ma va già molto meglio, guarda. Wow, mi piace. Ti voglio bene. Oh, anch'io ti voglio bene, Barbie. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Ok, sta diventando strano. Che cos'è lì? Oh, proprio come pensavo. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, Barbie, tantissimo. Tesoro, c'è una sorpresa, vieni avanti. Sono qui. Scusa, è così pesante. Ecco il tuo regalo, Mary. Questa è una bambola di nuova generazione. Ma io ho già una bambola. Non capisci, questa è un milione di migliaia di volte migliore. Guardala, è davvero molto bella. Ehi, scrivetelo nei commenti quale bambola dovrei scegliere. Sono confusa. Wow, è davvero più brava di me, eh? Mi dispiace, Barbie, il tuo tempo è scaduto. Andrai nel bidone del riciclaggio. No, papà, fermati, non farlo! Cosa? Non farlo, questa è la mia bambola, non ti permetterò di buttarla via. Oh, è così dolce, tesoro, sono fiero di te, resterà con noi. Sì, grazie! Puoi giocarci se vuoi. Ok, riportiamola in vita. Oh, mi hai salvata, Mary. Grazie, ti voglio bene. Giochiamo agli alieni. Alieni? Perché no? Wow, figo! Oh, ehi, ehi! Mamma, ho paura! Non preoccuparti, tesoro, ma io ho paura! Sembra che abbia fallito di nuovo l'esame di guida degli UFO. Oh, siamo i Mitchell. Io sono Tom. Non è così che si fa. Oh, ho preso la scossa. Oh, wow. È un piacere conoscerti. Che cos'è? Non toccarlo. Ehi, terrestri, come va? Devi andartene. Oh, è così appiccicosa, che schifo. Mamma, possiamo tenerla? Ti prego, non voglio più un cucciolo, voglio quella cosa. Non lo so, è un po' strana. Per favore, per favore. Ok, andiamo. Bene, vivrai qui con me, ops. Comunque, papà lo aggiusterà.
Oh, sembra se ne sia andata. È ora di iniziare la missione Terra. Oh, ha rotto tutto. Me ne occupo io. Oh, wow. Devo portare questa tecnologia sul nostro pianeta perché non l'abbiamo ancora realizzata. È così bella, semplice e affidabile e questo è un ottimo set di cacciaviti. Wow, vorrei avere delle dita come quelle. Cos'è che non va? Beh, ok. Questa è una vera stanza segreta. Oh, la mia bandiera! Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto quella persona e l'ho presa come souvenir. Oh, ora la appenderò in camera. Devono sapere che rispetto la loro civiltà e la loro cultura. Signora, vuole assaggiare l'acqua della terra? Oh, vorrei provare! Wow, è davvero assetata! Grazie, sei molto gentile! Non c'è di che! Vado ora, ho delle cose da fare! Ok! E se... Ma come fanno? Mi dispiace, sono così maldestra! Sono tutta bagnata! Il mio passaporto multiplo! Oh, ci vorrà... Oh, da quale pianeta pensate che io venga? La Luna? Marte? Oh, trum trum! Scrivete la risposta nei commenti! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Allora assicurati di mettere mi piace e di iscriverti! E ci vediamo la prossima volta!